Buonasera a tutti, grazie della partecipazione. Io anche ritengo, pur dal mio modesto punto di vista, che questa legge sia tecnicamente molto, molto avanzata e soprattutto molto perfezionata, diciamo di un livello superiore alla più recente produzione legislativa che, come saprete, non sempre è all'altezza. Però mi permetterei, proprio per quello, cioè dando per scontato che tutto il resto è da intendersi di alta qualità e immeritevole di censure, puntualizzare invece quelle che sono, a mio avviso, delle piccole pecche della normativa in esame. E comincerei dall'articolo 8, naturalmente per la parte che riguarda le coperture assicurative, non per la parte generale della quale io normalmente mi occupo. Direi, sull'articolo 8, la norma introduce quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali tese al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria l'obbligo di esperire la procedura di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite, ovvero l'esperimento della mediazione di cui alla legge 28 del 2010, esclude viceversa il ricorso alla negoziazione assistita e stabilisce che l'eventuale omissione, rilevata a distanza del convenuto ovvero d'ufficio entro la prima udienza, implichi un rinvio di 15 giorni al fine di completare il procedimento speciale, ovvero proporre l'istanza relativa dinanzi allo stesso giudice. Ma così come è formulata questa norma, non può che disciplinare un caso che si è verificato nell'ambito di un processo ordinario, radicato mediante atto di citazione, mentre perché non spiegherebbe come si possa rilevare l'assenza all'interno di un giudizio che non fosse radicato convenzionalmente, mentre la procedura usuale per questo tipo di contenzioso dovrebbe essere quella del rito del 702 bis, cioè del rito sommario, che peraltro il magistrato può anche poi trasformare in un rito ordinario fissando l'apposita udienza. E quindi credo che vada da sé come dall'esito infruttuoso della tentata conciliazione esperita nel corso di causa già introdotta, si tratterà di riassumere la medesima piuttosto che introdurre un nuovo giudizio, ex articolo 702 bis. Se mi vuole disapprovare, è una pisquiglia, voglio dire, è soltanto una formalità, ma in un caso si può solo riassumere, non me. La partecipazione alla consulenza tecnica in parole è obbligatoria per tutte le parti, i DEST, le strutture, gli esercenti, le professioni sanitarie, evidentemente laddove intimate, con sanzioni non solo carico degli assicuratori, di spese legali e di consulenza, nonché meramente pecuniarie da devolversi alle controparti diligenti, quand'anche soccombenti. E questo imporrà una particolare diligenza nell'attuazione del cosiddetto patto di gestione della lite laddove presente, di norma presente in tutte le polizze di responsabilità civile. Articolo 9. Mi sembra che alcuni chiarimenti siano doverosi. Al di là dell'annotazione dell'ipotesi contemplata dal terzo comma, in cui la decisione risulti pronunciata contro la struttura o contro l'impresa di assicurazione, recita la legge, sia che debba intendersi quella del sanitario, sia che debba intendersi quella della struttura, non dovrebbe mai concretizzarsi, stante il litis consorzio necessario, introdotto dall'articolo 12, che lega assicurato e assicuratore. Quindi meglio sarebbe leggere questa O come una E, senza polemizzare o approfondire troppo, è proprio una banalità. La previsione, e qui arriviamo invece a un tema un po' più spinoso, la previsione del contenimento della surroga esperibile a carico dell'esercente la professione sanitaria di cui l'articolo 1916, entro determinati limiti, in maniera simile a quanto previsto per la categoria dei magistrati in termini più generosi, giacché è limitata soltanto al 50% dello stipendio annuo, detto senza polemica, però voglio dire, non è una novità assoluta questa previsione, pone alcuni problemi, a prescindere da qualunque valutazione di costituzionalità che è ben lontana dal mio punto di vista.
visto che di per sé la norma codicistica in parola prevede il subentro dell'assicuratore nel credito indennizzato ai fini dell'azione solo verso i terzi responsabili, mentre verso gli assicurati occorrerebbe parlare semmai di rivalso di regresso, cioè il 1916 alla lettera, e se volete ne do lettura, ma comunque sì, per meglio darne lettura per tutti, il comma prima del 1916 dice: l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza della montare di esse nel diritto dell'assicurato verso i terzi responsabili. Ora qui io penso che si sia voluto pensato all'assicurato della struttura sanitaria che abbia sborsato, pensato all'assicuratore della struttura sanitaria che abbia sborsate somme onde ristorare danni provocati con colpa grave dal sanitario, stante che la più che verosimile impossibilità dell'impresa di eccepire il mancato trasferimento di tale rischio nell'ambito del contratto rapportabile al paradigma scolpito nel 1892, cioè nel contratto di assicurazione, in attesa del decreto ministeriale previsto dal comma sesto dell'articolo 10, se per le strutture pubbliche è lecito prevedere l'esclusione della copertura relativa alla colpa grave, non è detto che questo accada anche per le polizze stipulate dalle strutture private, che normalmente, anzi per quanto mi consta, la comprendono. Quindi non necessariamente. La cosa, per la verità, non dovrebbe preoccupare in nessun modo i medici, i sanitari, perché l'obbligo di assicurazione per colpa grave contemplato nell'articolo 10,3 lo solleva da ogni patema d'animo, tanto comunque sia, al di là di limiti o non limiti, sarà semmai un problema di rapporto, come già è stato anticipato, sia dal procuratore Astegiano sia dal consigliere Travaglino, sarà un problema di premio semmai, che viene a ridursi per effetto di questa limitazione della responsabilità dell'assicurato, ma non comunque di un rischio effettivo per il sanitario assicurato, che comunque si dovrebbe trovare coperto. Cosa secondo me viceversa potrebbe diventare una mater rixarum è il comma successivo, quello che dice che per i 3 anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente della professione sanitaria nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori. E questo, secondo me, potrebbe essere, a ragione o a torto, un motivo di scontro con chi gestisce per esso, chi gestisce la lite, cioè che il medico dica: tu assicuratore che mi hai gestito la lite, mi hai portato a casa una condanna che mi pregiudica la carriera, con tutte le conseguenze sulla malagestio o non la malagestio. Questa potrebbe essere un motivo di spunto. Non lo so, poi appunto, come è stato detto, vedremo come evolveranno queste cose. Sull'articolo 10, qui il discorso però è tardi, dovrei fare molto lungo sulla natura del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che è un'assicurazione di patrimonio, non di cose, e il rischio coperto, l'impoverimento del responsabile dell'illecito, ovvero di un adempimento contrattuale, è diretta a coprire il rischio per ricondurre in pillole la sostanza, queste polizze, quelle previste dall'articolo 10, saranno quasi tutte delle assicurazioni per conto, perché se vengono stipulate dalla struttura sono assicurazioni per conto di chi spetta. E ben raramente, cioè solo quella della responsabilità per colpa grave sarà quella sotto, dove contraente ed assicurato sono immediatamente identificabili, nelle altre non è così. Dicevo, alla luce delle distinzioni strutturali che peraltro non vi ho, sulle quali peraltro non vi ho tediato, direi che è possibile stipulare un'assicurazione della responsabilità propria, sia per fatto proprio che per fatto altrui. Un'assicurazione della responsabilità altrui,
sia per fatto dell'assicurato che per fatto di persona del cui operato debba rispondere. Per cui le strutture ospedaliere saranno le strutture sanitarie, sì, ho detto ospedaliere, ma in senso lato, potranno fare una polizza che copra la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi, ed è questo un caso di assicurazione di RC per conto proprio e per fatto proprio, quanto se dipendente da colpa dei sanitari, da essa di cui si avvale. E questa è un'assicurazione per conto proprio e per fatto altrui, talvolta persino doloso, quale espressamente prevista dal 1900. Oppure, anzi, anche, vista la formulazione dell'articolo 10, della responsabilità propria dei medici. Il mercato determinerà le forme contrattuali e probabilmente metterà fine a quel groviglio di rapporti fra coassicurazioni cosiddette indirette, recte, assicurazioni plurime, e di coperture cosiddette a secondo rischio, che oggi appesantisce il contenzioso nella soggetta materia, dove si costituisce uno, deve chiamare l'altro, l'altro chiama il suo assicuratore, uno dice ma io sono in secondo rischio, quell'altro dice sì ma io sono coassicurato, cioè il consigliere e non solo lui, anche i giudici presenti in sala sanno benissimo a che cosa mi riferisco, che fa diventare delle cause mostro con una serie di domande reciproche fra assicuratori, parti, e tutto questo effettivamente qui dovrebbe finire. Articolo 11, niente, stiamo parlando della delimitazione cronologica della copertura, sono stati recepiti i più recenti orientamenti del giudice nomofilattico in tema di claims made, senza peraltro ricalcare le previsioni di retroattività illimitata e di esclusione del recesso per sinistrosità, salvo che a vantaggio degli eredi del sanitario, contemplate dal decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 22 settembre, inerente le polizze di responsabilità civile destinate agli avvocati. Però credo che giustamente questo sia stato fatto, paventando che nessuna compagnia avrebbe stipulato polizza in claims made, cosiddetta pura, a tutela del personale sanitario. Qui la realtà non è tanto quella, quanto è il problema è a monte e riguarda la decorrenza del termine prescrizionale nel diritto italiano in generale e in particolar modo legato a quello sanitario, dove l'emergenza del danno è cronologicamente collocata laddove si vuole, e allora capisco che dovete capire che gli assicuratori, prima di fare delle claims pure, ci pensano un attimo. Per gli avvocati è diverso, perché tutto sommato il giudizio, per tanto che duri, a un certo punto arriva alla fine, ecco, non è che emerge, spunta, per cui lì si capisce. E l'articolo 12, è molto difficile affrontare il tema in assenza del menzionato decreto del Ministero dello Sviluppo, però se guardiamo all'esperienza dell'azione diretta prevista in sede di responsabilità civile automobilistica, che peraltro non è l'unica, stante la previsione dell'articolo 1010 del Codice della Navigazione per i danni al suolo da parte degli aeromobili e dalla legge sulla caccia, che anch'esse hanno l'azione diretta, e dicevo, se ci si rifà a quell'esperienza, che peraltro onestamente ha un po' stimolata la litigiosità, nel senso che la presenza di un condebitore assolutamente solvibile e un metodo abbastanza pragmatico degli assicuratori di affrontare le liti, cioè nel senso che contrariamente alle parti private non vanno allo scontro, in generale non vanno allo scontro fino all'ultimo sangue, ma quando capiscono che la difesa è troppo oneroso, troppo difficile, transigono la causa. Dicevo, la presenza del condebitore può effettivamente favorire, ritengo che finisca per favorire un certo aumento di litigiosità. Però, dicevo, all'interno di tutto ciò, penso che, cioè rifacendosi all'esperienza della RC Auto, penso che in sostanza l'unica limitazione contrattuale immaginabile sia quella del mancato pagamento del premio, perché così è in RC Auto, non c'è nessun altro tipo di eccezione che sia opponibile al terzo danneggiato. Poi nei rapporti interni ce ne sono alcune, guida senza patente, ubriachezza talvolta, eccetera, eccetera, tossicodipendenza.
Anche per quanto concerne il litisconsorzio necessario, occorre rifarsi alla matura esperienza dell'RC Auto, che non ha rilevato, secondo me, particolari guai. Articolo 13. Nulla questo per quanto concerne le comunicazioni delle parti delle strutture, da parte delle strutture sanitarie e delle assicuratrici al medico, perché, benché a mio avviso anche qui sia un po' superfluo, in quanto la presenza del litisconsorzio necessario di cui l'articolo 12 dovrebbe renderle sostanzialmente inutili, in quanto anche il sanitario ha ricevuto la citazione. Comunque è un plus che non è che guasti, può starci benissimo, ma ciò che lascia perplessi onestamente è la partecipazione dell'esercente della professione sanitaria alle trattative stragiudiziali con il danneggiato. Perché questo, almeno speriamo che poi l'evoluzione sia nel senso che si contempli la possibilità di delegare il suo avvocato, perché la presenza del legale è utile molto per stemperare l'animosità delle parti, specie nella materia contenzioso sanitario. Io mi sono trovato anche solo in udienza in situazioni estremamente spiacevoli con persone che, in parte, una signora che aveva un tumore alla gamba destra e aveva amputato quella sinistra, i parenti erano, diciamo, un tantino inferociti, mi hanno coperto di insulti, ma io sono una sfinge, li ho presi e sono stato zitto. Ci fosse stata la parte, non so come sarebbe finita, ecco, ma e non è l'unica in cui mi è capitato, sono casi estremi, per cui non è tanto bene mettere di fronte le parti nei contenziosi di responsabilità sanitaria. Articolo 14, e qui questo è proprio un appunto però che devo fare. La previsione normativa in rassegna, cioè quella del fondo, lodevole sotto moltissimi aspetti, sconta un peccato originale. E il decreto legislativo 209/2005 non prevede nell'articolo 2 alcun ramo danni per responsabilità sanitaria, che vengono infatti gestiti dalle compagnie nell'ambito del numero 13, cioè la responsabilità civile generale, diversa dall'automobilistica, aeronautica e marittima. Come potrebbero gravarsi del contributo destinato all'alimentazione del fondo di garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitarie imprese che, pur essendo autorizzate, come buona parte di quelle che fanno quelle non del RAB, che non si occupano del vita, degli infortuni o delle malattie, come fanno che, pur essendo autorizzate all'esercizio del ramo, non stipulano polizze di RC sanitaria? A mio avviso sarebbe stato meglio seguire anche questa volta l'esempio dell'RC Auto, dove è stabilita un'addizionale percentuale su ogni premio destinata appunto al finanziamento del fondo di garanzia per le vittime della strada. Poi, articolo 15, quella dell'individuazione dei consulenti tecnici di ufficio più idonei costituisce un annoso problema. C'è qui la Presidente Savione che se n'è fatta un crucio per buona parte della sua carriera, e la norma sembrerebbe aver trovato una soluzione. Lodevole la richiesta di specifica competenza conciliativa, richiesta ai consulenti, però mi corre l'obbligo di evidenziare come la transazione a tutti i costi rischi di paralizzare i professionisti e le stesse strutture, che rischiano a loro volta un giorno di non trovare assicuratori disposti ad impegnarsi con loro, ovvero pagare premi esorbitanti, visto che, a differenza dell'RC Auto, qua l'obbligo a contrarre non c'è, per cui bisogna poi riproporsi sul mercato se gravati da sinistri numericamente e di peso, e poi non è facile assicurarsi, per cui voglio dire, Sì, transigiamo, conciliamo tutto, ma non proprio tutto, perché quando c'è ragione di resistere, bisogna resistere, onestamente. Grazie.